Buongiorno Friuli e buon eh, primo agosto, buon mercoledì primo agosto e bentrovati al nostro consueto appuntamento con eh, la rassegna stampa. Tra poco come sempre andremo a dare un'occhiata assieme alle notizie principali raccontate dai quotidiani di oggi e prima però una bella immagine del nostro Friuli Venezia Giulia, un'immagine che oggi ci arriva. Dall'altopiano del Montasio e proprio su questa immagine andiamo a vedere com'è la situazione meteo sulla nostra regione, cominciando da uno sguardo alle temperature. A Udine in questo momento ci sono 20 gradi e 9 decimi, a Gorizia, 22 gradi e 3 decimi. a Trieste. 28° gradi e un decimo a Pordenone, 23° gradi e due salendo in montagna, vediamo a Tolmezzo 21° gradi e 8 decimi, 14° gradi e 7 decimi a Tarvisio, 17° gradi e un sulle Monte Lussari. La giornata di oggi sarà caratterizzata ancora da cielo in genere sereno. Sui monti al pomeriggio sarà possibile qualche isolato temporale di calore, specie sulle zone più interne, mentre la probabilità di locali temporali sulle altre zone sarà abbastanza bassa. Continuerà a fare molto caldo con temperature massime che oggi raggiungeranno i 36-39 gradi in pianura, 31-36 di massima invece sulla costa. Minime in aumento soprattutto sulla costa dove oggi raggiungeranno i 27 gradi. 30 gradi le temperature eh, minime. Questo un primo sguardo al tempo, adesso andiamo anche sul sito infotraffico di Autovie Venete per vedere qual è la situazione in tempo reale al momento. Abbiamo già delle code, delle code nel tratto tra Palmanova e eh, La Tisana ecco l'immagine che eh, ci segnala appunto eh, code nel tratto tra eh, la tisana e eh, il bivio eh, della 4 a causa di eh, traffico eh, intenso questi gli aggiornamenti per quanto riguarda la viabilità e adesso iniziamo la nostra carrellata sulle prime pagine dei eh, quotidiani nazionali andando a leggere i titoli di apertura cominciamo con il Corriere della Sera, vediamo assieme il titolo, crescita lenta, precari record, aumentano i contratti a tempo e la eh, disoccupazione, il PIL sale dell'1,1% sull'anno scorso. E poi nel titolo principale... Abbiamo anche un'altra eh, notizia che eh, ci riporta la questione legata alla nomina dei vertici della RAI. Eh, Foa presidente, Forza Italia non lo vota, Salvini tentato, può restare eh, lo stesso. E vediamo anche la fotonotizia che troviamo sulla prima pagina del Corriere eh, della Sera. L'ondata di calore al lago di Landro come al mare, una nuova spiaggia sulle Dolomiti. I laghi in quota diventano spiagge sulle Dolomiti, tra Cortina e Dobbiaco. D'inverno si pattina sul ghiaccio e ci sono le piste per lo sci di fondo. Ma in questi giorni di caldo torrido, anche 60 gradi di differenza, negli stessi luoghi si può stendere l'asciugamano e prendere il sole. E vediamo appunto eh, lo stesso eh, luogo d'estate eh, e eh, d'inverno. E poi ancora la questione migranti, migranti riportati in Libia, il giallo dell'italiana Asso 28 Salvini Operazione Libica, l'Unione Europea e l'UNHCR indagano, è un giallo il viaggio della nave italiana che ha riportato i migranti in Libia, il governo reagisce compatto. Nessuna norma internazionale è stata violata. Lo ha detto in mattinata il ministro dell'Interno Salvini lo ha ribadito il titolare delle infrastrutture Danilo Toninelli. Ma questo evidentemente non basta all'Alto Commissariato dell'ONU e all'Unione europea che hanno annunciato verifiche sulla vicenda dell'Asso 28, la nave italiana che ha riportato in Libia 101 migranti, tra cui 5 donne incinte e 5 bambini, perché i trattati parlano chiaro e il sospetto. E che ci sia stato di fatto un respingimento, dunque un atto eh, vietato, la Libia non è infatti ritenuta porto eh, sicuro. E poi eh, vediamo nel taglio basso del Corriere Un po' di sporti: Guainan Milan, l'ultima trattativa, il Bomber chiede una buona uscita milionaria alla Juve e l'Inter eh, risponde eh, con eh, Vidal. Proseguiamo la nostra carrellata sulle aperture e andiamo adesso a vedere la prima di eh, Repubblica. Vediamo nel taglio centrale anche qui la notizia della nomina dei vertici Rai, strappo del governo su FOA, presidente anche senza voti, nomine schiaffo a Forza Italia e poi ancora il caso eh, dell'atleta eh, italiana di colore eh, che è stata aggredita, a Moncalieri Beppe Grillo attacca i media sul caso Daisy, era solo un uovo in faccia. Queste le parole di eh, Beppe eh, Grillo. E poi nel taglio alto un'inchiesta sulla, situ sulla situazione dei eh, pronto soccorso italiani. Pronto soccorso l'Italia del caos. Dopo il ca i cartoni eh, di Reggio Calabria, avevamo visto sui giornali di ieri le foto di questi cartoni utilizzati per bloccare degli arti fratturati, eh, l'inchiesta di Repubblica, una notte in dieci ospedali, trattese di ore per la visita ai pazienti messi dove capita. Ci vorrebbe il doppio dei eh, medici, il racconto di una piaga della sanità italiana. Questa è l'apertura di Repubblica di oggi. Ancora proseguiamo con eh, i titoli principali, andiamo a vedere la stampa che apre con eh, una notizia diversa: Olimpiadi la scelta finale. Il CONI propone le Alpi, Torino dice siamo eh, disponibili. La sindaca Appendino, una novità: i giochi nazionali, ma eh, si pronunci il eh, governo. Ecco qua. Il titolo di apertura della stampa di oggi. Ancora andiamo a vedere anche la prima del manifesto che ritorna invece sulla notizia che abbiamo visto anche su Repubblica, respinti all'inferno. Una nave italiana riporta in Libia 101 migranti, è la prima volta che succede e il salvataggio potrebbe essere in realtà un respingimento collettivo vietato dal diritto internazionale. Fratoiani di Leu, eh, dalla Open Arms, accusa eh, Roma, ma per Salvini è tutto eh, regolare. Ancora andiamo a vedere anche la eh, prima pagina eh, di eh, Libero, il titolo. Di apertura di oggi, parola di un grande africano, la sinistra ci usa come carta igienica, il camerunense Otto Bitioka di, dice non dobbiamo farci strumentalizzare, è meglio che pensino a far ripartire il nostro amato eh, continente. Chiudiamo anche libero e andiamo adesso sulla prima pagina del giornale. Malocchio, Pollai e eh, Zi, le bugie dei finti profughi svelate in un libro, così i clandestini imbeccati dalle ONG chiedono asilo. E poi, eh, uovo in faccia per i PM non è razzismo. Nave italiana ripor riporta i eh, migranti eh, in Libia. Ancora dalla prima pagina del giornale andiamo a vedere adesso anche la eh, prima pagina eh, della eh, verità che titola Emergenza Anziani, il vero razzismo, un circo mediatico vergognoso scrive la verità, mentre il PD e i giornalisti di complemento montano la panna sul finto episodio xenofobo di Moncalieri. Ogni giorno i nostri vecchi sono vittime di violenze, spesso a opera di stranieri, senza che nessuno eh, fiati e questa era la verità. Andiamo anche sulla prima pagina del Sole 24 ore. In questo caso abbiamo in apertura i dati, gli ultimi dati sul PIL, passo indietro del PIL, inflazione zona euro oltre la quota del 2%. L'economia ha rallentato, l'Istat rivede al ribasso dall'1,4% all'1,1% la crescita, in frenata anche Francia e Spagna nell'Eurozona, prodotto interno lordo al 2,1%, balzo all'1,5% dei eh, prezzi, soglia lontana del 2,1% eh, dell'area eh, Euro. E poi vediamo sulla prima pagina del Sole 24 ore il caldo record, il gran caldo eh, di questi giorni, record in Italia di eh, consumi elettrici, siccità, impennata dei prezzi eh, agricoli. Ecco qua. L'ondata di caldo e di siccità nel nord Europa sta provocando non solo disagi e in situazioni inedite, ma anche pesanti ripercussioni sulle produzioni agricole e una fiammata dei prezzi delle commodities. Sulla piazza di Parigi ieri la quotazione del frumento sfiorava i 204 euro a tonnellata, al 25% in più rispetto a inizio anno in Italia, penalizzata l'ortofrutta eh, colpita dalla eh, grandine. Chiudiamo il Sole 24 ore e andiamo a vedere adesso anche la prima pagina eh, della Gazzetta dello Sport, così mettiamo anche un quotidiano sportivo in questa prima parte di rassegna. C'è la trattativa per il passaggio di Guain al Milan e il titolo della Gazzetta è Guaini il Pipita ora detta le condizioni, frenata la mega eh, trattativa, chiede di essere ceduto a titolo definitivo e vuole dal Milan un ingaggio di eh, 9 milioni eh, all'anno. Chiudiamo anche la Gazzetta dello Sport eh, e andiamo adesso sui eh, quotidiani eh, locali, andiamo su Messaggero Veneto piccolo e eh, gazzettino. Andiamo subito a vedere il titolo di apertura del eh, messaggero Veneto, No alla seconda mamma del figlio nato in Provetta. Coppia di donne unite civilmente chiede l'iscrizione all'anagrafe di Udine di entrambi i genitori. L'assessore Ciani dice che la legge non lo prevede, è un cambio radicale rispetto alla giunta ONSEL. Una coppia di donne già unite civilmente ha chiesto il riconoscimento del figlio anche da parte della compagna della madre naturale del bambino. Ma il comune di Udine non ha trascritto l'atto, ritenendolo contrario alla legge attualmente in vigore. Niente seconda mamma quindi per il bimbo nato in provetta. Altri comuni però, come Torino, hanno registrato aprendo un caso politico. Il sindaco leghista di Udine, Pietro Fontanini, invece ha detto no e ha trasmesso gli atti al Ministero dell'Interno, chiedendo chiarimenti. Un cambio di rotta che interrompe la tradizione che vuole Udine capitale dei diritti, da Loris Fortuna a Eloana Inglaro, fino alla trascrizione... Di uno dei primi matrimoni tra due donne voluta dall'ex sindaco di centrosinistra Furio Onsel. E oggi sul Messaggero Veneto c'è l'intervista all'assessore ai Servizi Democratici Alessandro Ciani. Ancora sempre per quanto riguarda la cronaca eh, cittadina, la manifestazione di ieri pomeriggio in centro a Udine contro la riapertura al traffico di via Mercato Vecchio che è scattata eh, alla mezzanotte, un mare di bici in centro per dire no al traffico nel cuore di Udine. Migliaia di persone si sono radunate in centro per dire no. Alle auto in via Mercato Vecchio, il popolo dei ciclisti alla vigilia della riapertura al traffico della storica strada ha manifestato per oltre un'ora indossando le magliette gialle con le scritte senza auto ci guadagnano tutti ed è proprio questa la notizia che apre le pagine locali del Messaggero Veneto, un mare di biciclette per dire no al traffico nel cuore della città. Ecco qua il titolo, ecco qua anche eh, le foto che eh, ci mostrano eh, alcuni eh, momenti della eh, manifestazione e poi appunto l'articolo ci ricorda che il primo esperimento di zona traffico limitato risale al 1988, allora Udine era all'avanguardia e il suo coraggio venne preso a esempio a Milano. Oggi scatta la sperimentazione che prevede la contestatissima riapertura al traffico di Mercato Vecchio. Resterà in vigore fino al prossimo 31 eh, gennaio. E eh, c'è una eh, curiosità, una nota da sottolineare per quanto riguarda i eh, parcometri: eh, non ci sono parcometri al momento in via eh, Mercato Vecchio, ticket in piazza eh, Duomo. Installeranno il parcometro? Se non lo faranno, gli automobilisti dovranno andare a pagare il parcheggio in piazza Duomo. Anche, questa, anche queste domande circolavano ieri. Tra le migliaia di persone che per oltre un'ora hanno sfilato in centro contro la riapertura al traffico in via sperimentale di via Mercato Vecchio. Ancora eh, andiamo. Eh, a leggere anche eh, le parole eh, dell'ex eh, giunta eh, comunale con il sindaco che eh, dice hanno frenato il nostro progetto che puntava sulla restituzione di un'area ai cittadini, ora sarà più difficile da frequentare tra rumore e smog. L'ex assessore Pirone. Questo sarà il primo grande fallimento della nuova giunta. L'enorme partecipazione serva a far ritirare questo provvedimento. E poi l'ex assessore Venanzi. Una buona parte della città ha detto no allo scempio che si sta materializzando. Quella di oggi è stata una presa di posizione parti, eh, partitica, non eh, politica. E vediamo poi. Anche quest'altro articolo che sottolinea da salotto mancato parcheggio Mercato Vecchio riapre alle auto. Da oggi spente anche le contestatissime telecamere ai varchi della zona a traffico limitato. Niente eh, multe. Una sperimentazione questa, quella appunto della riapertura al traffico di via Mercato Vecchio che proseguirà, come detto, fino al 31 eh, gennaio. Ancora sempre sulla prima pagina, andiamo a vedere per quanto riguarda la politica in eh, Consiglio regionale, ex consiglieri c'è un conto da 1,8 milioni per le buone uscite. I conti con il passato pesano per oltre 1,8 milioni di euro. A ogni inizio legislatura l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale approva il via libera alle buone uscite che sono meno ricche rispetto agli anni d'oro, dopo il taglio e il ricalcolo suggerito nel 2013 dall'allora giunta Serracchiani, avvallato dal Consiglio che ha avuto l'onore di sedersi sui banchi dell'Aula solo per quest'ultimo quinquennio, ha incassato una mensilità circa di 6.000 euro lordi per ogni anno di mandato, più o meno 31.000 euro in tutto. E ancora eh, andiamo a eh, leggere anche di spalla... Quanto, sta quanto è accaduto a Lignano dove la polizia ha sequestrato i lettini lasciati incustoditi sulla spiaggia eh, libera. E poi il decreto dignità, le ripercussioni del decreto dignità anche nella nostra regione all'automotive scure sui contratti, più di 20 a casa. L'azienda di Tolmezzo rinuncia agli eh, interinali e la Fium CGL attacca. Nel taglio basso un'iniziativa che eh, ci arriva da Palmanova dove nasce da un milione di api il miele dei bastioni. Colore limpido dai toni ambrati e gusto dolce, piacevolmente delicato. Si presenta così il primo miele dei bastioni prodotto dalle api nelle arnie posizionate sulla cinta fortificata di Palmanova nel tratto in corrispondenza di eh, Baluardo eh, Contarini. Ancora andiamo nel taglio alto, dove eh, trova eh, spazio lo sport con un'intervista a eh, Mara Navarria. La campionessa Mara ci racconta il suo eh, oro. Ieri è stata premiata anche eh, dalla regione. E poi, per quanto riguarda l'Udinese, litigio e multa: Prade caccia Danilo dal ritiro. Domani a Maniago al Via i eh, mondiali eh, di eh, paraciclismo, 500 iscritti da 47 nazioni. Andiamo adesso sul messaggero Veneto di eh, Pordenone e andiamo a vedere anche qui le notizie eh, principali. Vediamo subito la foto, notizia a eh, centro pagina, deltaplani eh, caduti e malori in quota, 6 eh, soccorsi in montagna. Nella eh, giornata di eh, ieri sono stati sei gli interventi del soccorso alpino. Di cave del Predil e Valcellina fra Tarvisio e Clout a partire da metà eh, mattinata e fino alle 19:30. Malori in quota e deltaplani caduti: gli eventi che hanno originato le richieste di eh, soccorso. Alla fine del bilancio nessun ferito eh, grave, e vediamo anche qui l'articolo nelle pagine interne con la foto eh, di uno dei eh, deltaplanisti eh, caduti eh, ieri nella zona di eh, Cave del Predil e eh, a proposito di eh, interventi del soccorso eh, alpino da eh, segnalare eh, un intervento eh, del soccorso alpino di Forni di Sopra per eh, andare a cercare un gruppo di eh, scout che si erano eh, persi eh, sulle eh, montagne attorno a forni eh, di sopra è arrivata pochi minuti eh, fa eh, un, um, un aggiornamento eh, che eh, ci riferisce che sono stati eh, recuperati proprio negli ultimi eh, minuti eh, i, ehm, il, il gruppo di scout adesso verificheremo la notizia e poi vi daremo eh, tutti gli aggiornamenti nel, nei, prossimi, nei prossimi minuti. Nella seconda parte del nostro eh, buongiorno, eh, Friuli andremo a a vedere appunto eh, tutti, tutti gli aggiornamenti in merito a, a questa notizia. Eh, è arrivato poco fa in redazione l'avviso che sono stati individuati eh, pochi minuti fa gli scout dispersi da ieri sera a Forni di Sotto grazie all'impiego dell'elicottero. Eh, il velivolo ha passato le nuove coordinate ehm, che eh, individuano bene la posizione eh, del gruppo alle squadre di volontari. Eh, operative via terra e eh, proprio in questi minuti le squadre sono partite verso la nuova eh, posizione, molto eh, più a est del torrente Rio Clubs che era stata eh, indicata per le ricerche in un primo eh, momento. La zona è comunque impervia sul posto tecnici del soccorso alpino di Forni di Sopra e della Guardia eh, di Finanza partecipano alle ricerche anche i eh, vigili eh, del fuoco, come detto si tratta di un gruppo di, eh, di scout eh, che eh, si trovavano appunto nella, nella zona di eh, forni eh, di sopra, tutti gli aggiornamenti nelle nostre prossime finestre eh, informative. Rimaniamo sul messaggero veneto di eh, Pordenone e andiamo a vedere adesso anche la notizia che apre la pagina dedicata eh, proprio a Pordenone e Provincia, quartieri, le consulte rimangono nel cassetto. A due anni dall'approvazione manca ancora la volontà politica di eh, attivarle. Maggioranza divisa, c'è chi eh, preferirebbe ripristinare un eh, organismo eh, elettivo. Sono passati due anni dalla loro soppressione, dopo un iniziale dibattito su cosa fare dopo di loro, su come garantire una rappresentanza ai quartieri. Delle fu circoscrizioni nessuno si ricorda e pochi sono interessati ad attivare le consulte organismi non elettivi che in base alle modifiche statutarie apportate dalla precedente amministrazione avrebbero dovuto rimpiazzare i parlamentini di quartiere. Il nuovo regolamento non c'è e difficilmente eh, arriverà. Questa è la situazione a eh, Pordenone. Andiamo adesso sulle pagine del Gazzettino, il Gazzettino del Friuli. Andiamo subito eh, sulle pagine interne, così vediamo le notizie che arrivano dalla nostra regione. Eh, caldo in eh, primo piano, i danni eh, causati da queste temperature elevate, caldo africano, muore in giardino, la tragedia. Si è consumata ieri eh, nel capoluogo friulano, in un campeggio di Lignano, ed è ceduta una eh, turista austriaca. Temperature fino a 36 gradi in Friuli è emergenza. Il piano intervento della regione: 1200 persone. Eh, a rischio. La forte ondata di calore che sta interessando tutto il Friuli con temperature che hanno raggiunto i 36 gradi e un alto tasso di umidità, di umidità può aver causato la morte di un uomo di udine colto da un improvviso malore nel giardino della sua abitazione in via Vittorio Veneto. Ieri mattina la sorella che vive con lui lo ha visto a terra, aveva perso i sensi. La donna ha cercato di aiutarlo e nel contempo ha chiamato subito il 112. I sanitari hanno fatto il possibile per rianimare l'uomo, ma per lui non c'era più nulla da fare se non decretare il decesso. In un campeggio a Lignano è morta nel sonno una turista austriaca di 49 anni che era in ferie con il marito. E poi vediamo anche sul gazzettino la foto della manifestazione di ieri sera in centro a Udine, la camminata o pedalata contro la riapertura al traffico di via Mercato Vecchio. E ancora eh, vediamo riesplode la guerra delle rotatorie. Via Libera alla rotonda del Cormor si cerca un piano B per Viale Venezia. Tra Viale Venezia e via Cormor Basso riesplode la guerra. Delle rotonde su una rotatoria, quella a Servizio del Panorama, il Comitato di Cittadini della Zona ha dichiarato la resa su un secondo progetto, quello che riguarda Viare Venezia. La partita è eh, ancora eh, aperta. Andiamo di spalla adesso, vediamo anche qui le buone uscite per gli ex consiglieri regionali: 1,8 milioni di euro a 39 ex. E poi un arresto per eh, droga, aveva ingerito un chilo di eh, cocaina in Ovuli, arrestato un corriere della droga a eh, Tarvisio. E per quanto riguarda la cronaca, si calano di lotte dalla finestra, ragazzine ritrovate, un, una notizia di cronaca che ci arriva eh, dalla Bassa Friulana. E poi vediamo Udinese, ultimi giochi di mercato tra poco. Tutti i particolari nella nostra rassegna stampa sportiva. Ritorniamo nel taglio alto e torniamo a parlare di politica, politica regionale. Dopo il eh, diktat di eh, Fedriga, assessori via dal Consiglio, la settimana delle scelte. Potrebbe essere questa la settimana decisiva perché quattro assessori presentino le eh, dimissioni eh, da eh, consiglieri e poi un approfondimento sulla sanità nelle pagine interne con la regione che annuncia correzione di rotta già entro la fine eh, dell'anno. E poi ha eh, ah, il festival Maravè che parla di vita reale e vita artificiale indagate da Maravè, prima mostra a eh, Lignano. Chiudiamo il eh, gazzettino e andiamo adesso sulle pagine del piccolo. Il piccolo di eh, Trieste e eh, Gorizia. Andiamo a vedere la prima pagina del piccolo, in apertura la buona uscita eh, milionaria per 39 ex consiglieri. Eccola qua. A Marini, 112 mila euro, Ciani e Codega segni record, sanità, riforma operativa entro eh, fine anno, scrive il eh, piccolo. E poi eh, vediamo a centro pagina una fotonotizia dello scheletro del dinosauro eh, Bruno. Che è stato recuperato eh, dalle rocce del villaggio del pescatore a Sistiana. Si alza il sipario sul dinosauro bruno, il palio gioiello del villaggio del pescatore. Adesso stupisce il pubblico di eh, Sistiana. Ne parleremo anche noi nel corso della, del nostro TG eh, di pranzo, vedremo anche le immagini eh, di questo eh, reperto. Andiamo nel taglio basso eh, per eh, vedere e leggere assieme alcune notizie che ci arrivano da Gorizia. La scuola Perco riapre a settembre ma, ma non se ne va l'odore di bruciato. Ricorderete la scuola che era stata devastata dai vandali, c'era stato anche un incendio. E poi a Cormons sparisce la cassa all'hotel Dagon, raggirata la madre del eh, titolare. Ecco qua. Tutta la prima pagina del piccolo di eh, Trieste, anche qui ovviamente si parla del caldo isontino, eh, K d'Afa al San Polo: 800 eh, accessi causati dal eh, caldo, scusate, 200 accessi causati dal eh, gran caldo. Chiudiamo adesso anche la pagina del piccolo e chiudiamo questa primissima parte del nostro Buongiorno Friuli perché adesso come sempre è il momento della pubblicità, noi saremo di nuovo assieme dopo, tra qualche minuto per proseguire il nostro Buongiorno Friuli con le notizie sportive. Allora ci vediamo tra poco.